International Fashion Network a Prada in Capitale. Io sono Francesca Ceci e vi accompagnerò per tutta la settimana dove? Qui, Alta Roma Fashion Runway 2021. State con me. Come ogni spettacolo che si rispetti, c'è della magia nel backstage. Ma che cos'è il backstage? Questo è il luogo sacro dove vengono preparate tutte le indossatrici, dove vengono trasformate anche in qualche modo trucco, capelli e poi la magia della passerella. Venite con me e andiamo a scoprire chi sono gli artefici di questa magia. Parliamo di capelli, parliamo di trucco e anche qui c'è uno stile. Allora, Luca, partiamo da te. Buongiorno. Buongiorno. Queste modelle come le abbiamo preparate? Allora, noi anche quest'anno siamo accreditati ad Alta Roma, quindi spettinati, si occupati di tendenza e quest'anno siamo molto sul naturale, sul bosco, sulla natura, questi movimenti florali, anche questo trucco molto colorato. Che quindi andremo capelli, a vedere a brevissimo in passerella. Assolutamente, capelli molto spettinati, perché? Perché siamo sul naturale, quindi molte frange, sarà la tendenza sicuramente dell'anno. Andiamo a chiedere anche a Giuliano, no? Giuliano, il trend dell'estate 2021, ma anche nel prossimo autunno, se vuoi darci delle anticipazioni. Sicuramente per il prossimo autunno andiamo su dei colori molto sfumati, come già è stato per l'inverno e la primavera, colori sfumati, tendenti al biondo, caldo, frange, assolutamente la tendenza anche di quest'inverno sarà per le frange. Quindi mi devo un po' adeguare, ho già capito. Allora vado da Alessandra, che invece con la frangia, vedi, siamo già pronte per il prossimo turno. Con questa te, mattina stavo un pochino meglio. Però. Con te Alessandra parliamo di make-up. Sì, make-up, allora con Vanessa, è una delle modelle che sfilerà a Minuti, e il gruppo della truccatrice è dell'Accademia di Trucco Professionale e abbiamo cercato di interpretare le richieste di Giuseppe, il quale ci ha proposto un trucco, diciamo, monocolore sull'occhio, che però sia di risalto, quindi siamo andati chi con l'oro, chi magari con colori molto accesi per dare proprio un risalto, un'enfasi ai colori come accennava prima Luca, e dare anche questo aspetto un po' di buona salute, un po' stile, se vogliamo, contadini, anche per il sole che colpisce le gote, e andando a riprendere le labbra un pochino orientaleggianti, visto che il tema è il tema del folklore su questa sfilata. Vanessa, quindi Vanessa era bellissima già da prima, il trucco penso che lo interpreti molto bene. Io vi ringrazio tanto. Grazie. E vi lascio lavorare perché a breve si va in passerella. Grazie, grazie, grazie a tutti, a buon lavoro, grazie.